Mostra dedicata alla tecnica, alla bellezza, alle illusioni e ai sogni di uno tra i più celebri artisti grafici del mondo. Questa è una vista dalla cupola della Basilica di San Pietro, dell'interno della chiesa. Queste immagini della Roma di notte io le trovo eccezionali. Xilografie, xilografie di testa, litografie, linoleografie e mezze tinte. Tutto quello che vedrete è stato realizzato a mano dall'artista, poiché all'epoca di Escher i computer non esistevano. Le forme geometriche prendono vita, gli animali si trasformano, i pesci in uccelli, gli uccelli in pesci. Si rimane ipnotizzati. Quest'opera si chiama Metamorfosi. Vede un inizio e una fine rincorrersi attraverso la continua sequenza di figure, in continua evoluzione e trasformazione. Ogni immagine si altera fino ad assumere le sembianze di quella che la segue, fino ad arrivare alla conclusione. È lunga 4 metri. Ed ora passiamo alle costruzioni impossibili. Qui lo spettatore sceglie quale scala seguire e quale punto di vista adottare. Vi ricordate i film di Harry Potter dove le scale si muovono? La parete di uno di questi mondi può essere allo stesso tempo il pavimento o il soffitto di un altro. Non c'è un punto di vista sbagliato. Ogni mondo ha un senso di per sé. La sfera in mano riflette l'ambiente intorno ad essa, donandoci una visione raddoppiata della mano e lo stesso Escher che si specchia nella sfera. E questa invece sono io. È una delle tantissime cose che potrete sperimentare in questa splendida mostra. Quest'opera si chiama Vincolo d'Unione, io l'ho trovata splendida. A partire dagli anni 50 la popolarità di Escher cresce, influenzando artisti, musicisti e anche la moda, come vedete. Entrando in questa installazione ci si immerge ancora di più nel mondo di Escher. Allora, io vi saluto, vi ringrazio. Veniteci, ci sono esposte oltre 300 opere e non ve ne pentirete. Vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un like, lasciate un commento e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!